Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioi. E adesso ho la camisa piena di macete. Pugliese, quel provvide 100 vetrine. Siamo a Muggia davanti al Teatro Verdi. Noi normalmente quando c'è il sindaco ci troviamo sempre per legge davanti a una rotonda. Oggi ne ha convocato qua davanti, lo avevamo già ieri, ma eccolo qua. Si arriva, buongiorno signor sindaco, ecco, oggi davanti al Teatro Verdi di Muggia. Lei saprà benissimo, carissimo Luca, lei saprà benissimo. Non sono Luca. Peccato, peccato. Lei saprà benissimo, carissimo Luca, peccato che questa cosa veramente ha avuto il fatto che non mi lasciano fare quelle cose da Tripkovic. Infatti mi ho visto che lei la voleva lasciare il paese. Infatti volevo lasciare il paese, però quando ho detto paese intendevo Trieste, ne volevo lasciare, volevo tornare a Muggia perché è piccolo. Sembrava molto poi. Okay. Comunque questa cosa, insomma, voglio dire che adesso io comunque adesso mi spizza le mani, un teatro devo buttarlo giù. Alla grande questo è fatto, benissimo. Ecco qua. Banca insieme Ulci Grai. Sì, 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 conduzione familiare, sì, sì, c'è qua, c'è tutto fatto da noi, proprio signore, c'è roba, una piccola azienda ma sana, ecco, una piccola azienda sana che vive del proprio prodotto, tutto biologico, tutto, è fantastico, sì, sì, bellissimo, quindi se la voglio un'ordinazione, mi dici, per domani, una scuola di baglioni intera, femminile. C'è tutte quante, c'è un anno di pausa e per, qua, per come per domani, signora, c'è 14 delle ore, c'è per domani, c'è signora, almeno che fossi sta, sono i titolari, anche le riserve le metti dentro. C'è. Ah, siamo qua per se questo. Se non è uno e l'altro, oggi butteremo da questo qua, insomma. Ma perché bisogna buttare? Ma non bisogna tirare zo, un teatro a prescindere adesso. Cioè, io avevo preparato, mi ero preparato psicologicamente, sa, tirare giusto teatro. Dopo anni che uno prova psicologicamente, a un certo punto uno lo devi buttare zo, magari piccolo, magari una cosa piccola come questa, però va buttato zo. Scusi, in che modo che avevo intenzione di tirare zo questo teatro? Non vedo né macchinari né robe. Innanzitutto è una vecchia tecnica, cominciamo con la pressione psicologica. Cioè, ma come fa? Ma in coscienza, signor, un po' che coscienza. Cioè, no, signora, se avevo un canon sparaneve, andavo a Sapada. Ho visto delle prime crepe, come ho fatto. Cioè, ho fatto il primo gesto delle ombrelle, c'è stata una crepa. Al quarto gesto dell'ombrello viene giù tutto quanto è difficile. Guarda, sì, senza autorizzazione, così, altro senza che macchinari. Capì? Bon. L'importanza è che sia la famiglia, che sia roba nostra. Se Gelli, mi servisci una mano? Proprio una mano, sì, ma non c'è. Rangite, insomma, ecco. Però, bravo, buon, signora. Dai, per domani dopo pranzo, 14. Anche le riserve, signora. Anche le riserve, sì. Massaggiatore se mascio? Niente, buon. Arrivederci, grazie, fatta. Ma quanto tempo che volerà partire la Zoda sto passo il teatro? Così? Guardi, in 3 giorni di gesto dell'ombrello io tirerò giù il teatro e dopo farò di nuovo in un attimo una nuova cosa bellissima, bellissima. Meraviglioso, mettiamo una statua. Di che statua? Al posto del teatro? Mettiamo una statua al posto del teatro, facciamo un bello spazio largo, insomma. Se non mi lasciano fare uno spazio largo in un posto, io faccio spazio largo in un altro posto, comunque, questa cosa qui, che mi prudono le mani. Ciao, andiamo a vedere se ci sono recensioni, perché le aziende oggi, cioè, anche grazie alla rete, andiamo su TripAdvisor a vedere se c'è una recensione di Banca del Semi Ulci Grai, vediamo. Ah, sta a vedere, ciao. Ah,
Allora, grande, grande, il primo voto, cioè, ma già scritto, ha scritto 9 meno, cioè, beh, 9 meno il ben, 9 meno, devo dire che sei onesto, sebbene anche perché sei roba curata, ne vediamo cosa che è scritto sotto, 9 meno perché altrimenti vado in galera, ecco, bon, bon, dai, sono sempre 9 meno, dai, sempre 9 meno, in qualche modo sei 9 meno, dai. Seconda crepa. Seconda crepa, subito, allora, però questa polemica continua nei confronti di Roma, alla fine lui ha fatto una decisione che può essere politica, ma magari una decisione artistica, magari ha deciso quello che doveva star là, e non so, guardi, cosa può gerarchia. Fare? Cosa può fare il sindaco di questa cosa della geriatria? Io penso che non è giusto adesso stare sempre lì in ordine geriatrico, io penso che bisogna anche certe volte sentire la ragione, dove che arriva la ragione, e io credo che da me arriva la ragione, certo. Comunque, quando decidono bisogna stare, abbassare la testa e andare avanti e buttare giù un altro teatro, insomma, e arrangiarsi. Non era come, quel senso. È come disse Garibaldi quando arrivò Piccina Obelisco. Allora, per oggi c'è ancora un po' di roba da sistemare, perché diciamo che la parte iniziale della puntata è abbastanza piena, ma nella seconda parte negamo comunque ancora qualche buso. Poi, considerando che... Ti faccio scotch, per favore, intanto? Sì, di sistemare i colori della scenetta finale, sì. E che comunque mi si è danneggiata la schedina, quindi diciamo che l'ultima ripresa che abbiamo fatto si vede un poco male. Quindi dovessimo rifare l'ultima parte dell'ultima scenetta. Dopo, se non sbaglio, per domani abbiamo Forever. Ne arriva solo uno. Quando tocco lo scotch qua. Che si trova? Highlander. Pronto? Sì. Madonna, ma cos'è sta oggi? Cioè, cos'è? Ti ho dato il frico di 8 anni, cioè, c'è un show, zio Gelli mio, mi te voglio ben, vuoi imparare a Marte, però, cioè, te vai in bagno, te mi sono un poco troppo carismatico, ecco. Che se era Luca sapeva, ma invece lei non era Luca, allora a questo punto cosa no, posso no, dire? No, perché c'è Luca, no, dai. Allora, sindaco, a suo desiderio, e mi dica lei la domanda che vuole che faccia, io faccio la domanda che lei vuole che faccia. Che bene che oggi veramente il cappello sta il sindaco. Questo, volevo dire, con delicatezza. Porta, chiudila, ma blindila proprio, perché se una roba, se insonorizzila, fa qualcosa. Sindaco, è contento? Come sta il cappello oggi? Bene, bravo sindaco. Allora, da macete è tutto? No, non è tutto, ancora un poco, per favore. Boccette ci sono, pronti al lavoro, telefonate, come che arriva che demo zoo? Ah no, ecco. La prima di giornata. Banca di semi ulcigrai pronto, carissima! Grande! Ecco, Aia voleva uno che vedi su uno che somiglia a John Travolta. Boh, uguale a John Travolta a Febbre sabato sera. Se Tony Manero. Non è tutto perché abbiamo ancora domani importanti. Allora, sindaco, se lei vuole che io butto giù a testate questo teatro, posso fare? Prendo la mira, porto lontano e vado. Va bene. Benissimo, allora adesso parte Luca Massi, intanto non a casa preparato, gnocchi con il sughetto di mezza parmigiana. Per un mondo più umano, per una gestione più consapevole del patrimonio naturale, presentiamo la nuova linea di prodotti ecosolidali. I prodotti EQ, l'EQ mozzarella, l'EQ pasta integrale e il nostro prodotto di punta, l'EQ latte. Vuoi diventare nostro investitore? Metti i tuoi risparmi nell'EQ latte. Vuoi diventare nostro testimonial? Abbina la tua faccia all'EQ latte. Tutti in strada ti riconosceranno.
Guarda, mamma, quello è il signore delle culatte. Valle soddisfatte, c'è un mondo di magia nelle culatte. Però, uguale, cioè, che dico, uguale, va bene, però, signora, cioè, anche delle robe, dai, fatta, le mi dici quanto che tanto è generoso, anche 2 litri, non c'è problemi, fatta, grande, Dio, 2 litri. Comincia quindi oggi l'ufficiale demolizione del Teatro Verdi a testate da parte di Luca Marsi. E uno. Il duro lavoro di un uomo in affari, perché se, ciò che diciamo anche Strafanici, che quasi robe, anche perché anche c'è il momento del relax, se giusto. Dolcissima, meravigliosa, fantastica, stupenda. Secondo tentativo. Dai, ancora un po'. Ascolta, niente, Nara, mi dispiace, quella casa occupata, un po' demo, cioè, sono un uomo d'affari, adesso con tutto in mezzo, non arrivo, mi dispiace. Siete voi, se vediamo, ci troviamo, insomma, se arrangiamo quelli, te cagli l'auto. Boh, se te cagli l'auto, boh. Fermo un parcheggio a petting e via, va bene? Dai. Andata anche questa, dai, andata. Sindaco, voglio dire che forse doveva fare un poco di più pressione psicologica prima. La struttura ancora... Deve essere antisismica, credo, sarà quello il problema. E sarà una struttura antisismica? Allora ci arrendiamo, torniamo un altro giorno con delle forze diverse e per adesso tutto quanto a posto. Uomo d'affari... Così sei, eh? Ecco, allora... Banca SM Ulci Grai sempre a sua disposizione, signora! Carissima, che ricordo meraviglioso, una delle prime clienti l'anno scorso, fantastico, grandissima, come sei col cucciolo, come viene su? E come parla, pitopeta, pitai, ecco, sì, permetti un attimo che devo dire una roba a una persona qua che si lasciasse, vabbè, bisogna curarla, sì, dopo, tranquilla, mettiamo a posto. Stefano, te l'avevo detto di non metter man, Dania. Adesso chiudiamo questo servizio, dopo abbiamo i gnocchi di nonna, dopo abbiamo la pornostar e dopo abbiamo le buche in città. Bisogna fare confusione, non abbiamo le buche in città con la pornostar. Allora... Il Natale è già alle porte, siamo tesi emozionati perché allontaniamo il male e eliminiamo i carboidrati! Buon Natale a tutti quanti! A Enrico Letta e anche a Di Maio, che fortuna amici avere scongiurato Letta Maio. Tanti auguri anche de buie che i parenti non mettazzi, che la nonna dia la busta piena e brividi de brazzi. Tanti auguri e che la porta del tuo cuore ti si apra, anche se sei un ignorante culatto. E capra! Sì, va bene far gli auguri, buone feste e buon Natale, ma che duri poco e dopo lavorare! E se Nadalve bombardiamo in tutti i luoghi, in tutti i modi, ma de meno siamo buoni, quanta rusine gaiciodi! E faremo un rito per deviare il corso degli eventi, tipo un meteorite prima... della festa coi parenti. Che Natale che vuol pazienza, che vuole mettersi l'impegno. Se la cena scrivo un post per tutti quanti. Mi novegno. Chi fa l'albero, chi adoba, chi cucina con lo spiedo e mi distira da intera là sull'uscio a fa il tappeto. Buon Natale anche agli islami, agli ebristi, tutti in riga. Sull'abeto ho visto luce, Christmas time. Viva la figa! Buon Natale agli sconfitti, ai sopraffatti e agli epitaffi.
al mio babbo detto in Fausto e alla mia mamma con i baffi. Tanti auguri, buone feste a chi è più buono e chi è più bravo. A Natale dieta zona Guardi e Vito zona Peppi Sciavo. E buone feste a chi ricorda quanto bel era il serpiccio e quanto bel si fa la festa anche da grande a un strafaniccio. Tanti auguri agli animali, un Natale tutto matto, a mio pettolino, a cane, a coniglietto e da mio gatto. Innalzate queste anime e sarete sempre buoni. E le veve, e le veve, e le veve, coglio. Buon Natale da mie Gigi e anche da Rocco che è in cucetta. Vi saluta a cuor contento con la quinta sua zampetta. Buona fine e buon principio dal mio team tutto compatto, da Macete tutti noi, Media Nord-Est e Tele 4. Buon Natale da Maxino, Flavio Furian di Macete. Buon Natale ai miei pinguini, a Giorgio, Giulio e le lucette. Ringraziandovi di cuore per quest'anno che è passato, inchinandoci per tutto quello che ci avete dato. Vi chiedete sto 2020 poi come sarà? Noi abbiamo la risposta e la risposta è proprio... Oh? Oh, 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 oh. Merry Christmas! Un saluto a Luca Massi dal Piro del Sindaco, ragazzi sindaco, e alla prossima occasione, ciao! Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. Mole. Zeccio di Rosini. A 14 delle ore per domani, se non arrivo, eh? Ma no, non arrivo, eh? Signore, non deve essere... Domani... ma vabbè, non arrivo, cioè in coscienza, non può... delle ore per domani, cioè almeno fossi stato solito italiano anche ieri sera. Madonna, non è questa. Rangite come che te vuoi. Giulia di il superuomo, ma in tre giorni. Giorni farò di nuovo il tempio del Signore. Cosa può gerarchia. Fare? Cosa può fare un sindaco? Questa cosa è la geriatria. Io non è che adesso posso. Da Macete è tutto. No, no, non è tutto, non è tutto, ancora un poco, per favore. Prendo la mia, porto lontano e vado. Va bene.